Milica Lucci, il meglio di te. Beh, già direi che avere qui davanti in carne e ossa Milica Lucci è la miglior pubblicità per un libro che insegna come affrontare il percorso verso la vecchiaia in maniera veramente elegante e alla grande. Ma io non pretendo e sinceramente non voglio insegnare, perché io non sono un guru o una maestra, un esperto di nulla, però nel mio libro ho chiamato a raccolta quelle persone che mi hanno aiutato durante tutta la mia vita a formarmi uno stile di vita che mi aiuti a stare in forma, a sentirmi forte, a poter resistere, no, le tantissime ore di lavoro che faccio con grande piacere, ma sono tante, e che mi aiuti a conservare anche un equilibrio psicofisico. Quindi c'è la mia nutrizionista, c'è l'insegnante di ginnastica, insomma un po' un distillato di tante cose che mi sono state insegnate e che io do come consigli a chi voglia magari approfittarne, visto che a me hanno fatto bene, hanno funzionato, magari funzionano anche per qualcun altro. Sicuramente. Lei prima ha detto che per una persona che fa il suo lavoro è un po' un obbligo quello di mantenersi in forma, però diciamo che una donna un po' deve tenere alla sua forma fisica comunque, anche se fa un altro tipo di lavoro. Allora, sono due discorsi distinti e tutti e due importanti. Per qualunque persona al mondo è importante stare in salute. Allora, per esempio, anche l'idea, spesso per reagire a quello che poi è un messaggio negativo dato, per esempio, dalla troppa magrezza delle modelle, no? Per cui le bambine poi diventano anoressiche, eccetera, si dice grasso è bello. Non è vero che grasso è bello, perché è bello che tu sia secondo la tua costituzione. Ma se il tuo punto vita supera una certa misura, vuol dire che tu hai sicuramente dei dati di colesterolo e di glicemia molto sballati, e soprattutto da una certa età in poi diventa pericoloso per il cuore, per esempio, per dirne uno. Quindi grasso è bello, attenzione, non è bello e non è giusto e non è sano essere magri oltre quella che è la tua magrezza naturale, ma non è nemmeno né bello né giusto né sano essere grassi oltre quello che è la tua forma fisica. Tu hai una tua struttura e un tuo peso forma, che è il tuo modo di stare bene, quello ognuno di noi lo deve mantenere. Poi per le donne che fanno delle professioni a contatto con il pubblico, e quindi questo vale non solo per me, ma vale appunto per chi fa giornalismo e quindi sta in televisione facendo la giornalista, che ne so, persone che lavorano nel mondo della moda, che lavorano nei negozi, per esempio le hostess di volo, ma anche, che posso dire, una donna che comunque per il tipo di lavoro che fa debba incontrarsi col pubblico. Tenerci al proprio aspetto, al di là, oltre della salute, diventa importante, perché tu comunichi qualcosa col tuo aspetto, no? E un aspetto che sia, non certo non deve essere da diva di Hollywood, ma che sia curato, che sia piacevole, aiuta a mettersi in contatto con gli altri, perché ovviamente la gente è attratta dalle persone che tu vedi piacevoli, no? Assolutamente. Allora diciamo che bisogna sempre cercare di dare il meglio di sé, assolutamente, no? Devi cercare quello che è il tuo meglio, cioè non esiste un meglio per tutti, noi siamo tutti diversi. Allora, se una donna è alta 1,60 ed è una donna minuta, piccina, infantile fisicamente, il suo meglio sarà in un certo modo. Se una donna come me, 1,74, spalle larghe, fisico atletico, il mio meglio è sicuramente diverso dal suo. Ognuno, uomo, donna, ognuno ha il proprio modo di essere al meglio di sé. Ecco, ultimissima cosa, consegnando ovviamente la lettura di questo libro, perché adesso non possiamo ovviamente svelare un po' tutti quei consigli che lei ha raccolto in questi anni e che saranno sicuramente una piacevole lettura. Qui siamo nel Festival della Letteratura, vuole consigliarci un libro? Che magari quest'estate? Sì. Ma io sto leggendo varie cose, adesso quest'estate mi voglio dedicare a delle riletture, perché quest'inverno mi sono riletta prima un po' di autori, diciamo, da scuola superiore, che mi ero un po' messo da parte. Poi ho cominciato con gli inglesi e gli americani, perché è una letteratura che mi interessa e che ho tanto frequentato in passato, e quindi ho letto Jane Austen per lungo periodo, e adesso ho ricominciato Thomas Hardy, che anche sono letture interessanti, Tess d'Urberville, per dirne
per dirne una, oppure Emily Bronte, che è un'altra autrice di un solo libro, ma insomma un'altra autrice interessante. Tante volte le letture della nostra infanzia, della nostra adolescenza, vanno rifrequentate in un'epoca diversa della vita, perché ci scopri delle cose diverse. Quindi, e leggere fa parte di un esercizio. Leggere è il vero esercizio di fantasia. Noi pensiamo, per esempio, che cinema, televisione ci liberino la fantasia. In realtà ci prendono per mano e ci conducono in un percorso di fantasia già fatto, che qualcun altro ha pensato per noi. Con il libro tu sei te stesso, ancora una volta, è libero di crearti il tuo mondo fantastico, perché come io vedo, lo sto pensando appunto a Orgoglio e Pregiudizio, no? Questi testi inglesi di cui parlavamo, come io vedo i personaggi, come me li immagino vestiti, come me li immagino fisicamente, la campagna, il mondo eccetera, è la mia visione, non quella del regista che ha fatto le sue inquadrature, la sua campagna e ha creato il suo film su Orgoglio e Pregiudizio o La Fiera delle Vanità o tutte queste altre cose qua. Quindi è bello leggere, per me è veramente il motore della vita.